Amore, hai visto i miei calzini? Perché sei una principessa. Quelli grigi, quelli fino di scosso. È grande io che sono passata. Sì, come ti posso aiutare? Amore, io non è un'impresa. Ma sai, c'è un bar proprio lì. Lì dove? Lì, accanto alla piscina. Poi ti bevi un succo di frutta, è compreso nel prezzo, e ti danno questo fantastico asciugamano caldo. Caldo? Una meraviglia. Ma caldo davvero, eh? Non così, non tanto per dire... Ah, come dal barbiere. Dal barbiere? Sì, dal barbiere, quando ero ragazzo.
Beh, sì, ma che vuol dire? Mi metteva sempre un asciugamano caldo sulla faccia, sa? Sul naso e sugli occhi. Me lo sono fatto fare migliaia di volte. Eliminava i punti neri. Tutti i punti neri dal viso. I punti neri? Li scioglieva. Sa, gli asciugamani erano caldi al limite della sopportazione. E il barbiere mi chiedeva sempre, è abbastanza caldo per lei, signore? Scioglieva tutti i punti neri. Beh, insomma, io vengo dall'Ovest dell'Inghilterra, per cui non posso che parlare dei barbieri dell'Ovest, per quanto sono quasi sicuro che gli asciugamani caldi per i punti neri fossero usati un po' dappertutto all'epoca. Sì, credo proprio che fossero d'uso comune. Sì. Beh, sono sicuro che fosse così, ma gli asciugamani di cui parlo io sono quelli grandi. I grandi teli da bagno per il corpo, cioè io parlo di comfort. Quello che voglio dire è che questo posto è di gran classe, ha tutto. Difatti c'è una lista d'attesa per entrare lunga quanto, bisogna essere presentati e accettati, e poi loro prendono tutte le informazioni del caso, non fanno certo entrare il primo cafone che capita, perché dovrebbero dopo tutto. Giustissimo, giustissimo. Certo, uno come lei, inutile dirlo, sarebbe ammesso con tutti i riguardi, come membro onorario. Che gentile. Tu sai cosa è successo a Jimmy? Cos'è successo a Jimmy? Non è successo niente. Niente? Niente, nessuno ne sta parlando, tesoro, nessuno ne sta parlando. Non è successo niente a Jimmy, hai capito? Mi sono spiegato. E adesso fai la brava bambina e ti metti di sculaccio, eh? Cosa succede? Raccontagli del club, eh? Stavamo proprio parlando del club, lei è una socia. Ah, e com'è? Oh, bellissimo, ha tutto, è bellissimo. L'illuminazione è meravigliosa, non è vero? Le hai detto delle alcove? Beh, c'è un bar, sa? Con delle alcove di vetro che si affacciano da sotto l'acqua. E la gente nuota verso di te mentre ti bevi una cosa? Ragazze bellissime. Anche uomini? Ma soprattutto ragazze. Mi hai parlato della cucina? I cannelloni sono geniali. Di primissimo ordine, la cucina è veramente di primissimo ordine. E fanno anche il fegato a dadini. Non mi pare proprio un piatto poi così. Cosa diavolo succede là fuori? Sembra ci sia la peste. Cosa? La città è morta. Non c'è nessuno per strada, non si vede anima viva in giro, a parte qualche soldato. Il mio autista si è dovuto fermare a un... come si chiama? Un posto di blocco! Abbiamo dovuto dire chi eravamo. È stato davvero... Ma niente, c'è stato un po' di... Una bolla di sapone. Posso presentarvi? Sì. Gavin White, donna Melissa. Cosa beve? Molto lieto. Un bicchiere di... Continua a sentire tanto. Che bella festa! Grazie. Cosa hai detto? Ho detto che non so più cosa pensare. Ma tu non devi pensare. Tu non devi pensare niente, devi solamente stare zitta e farti gli affari tuoi. Quante volte devo dirtelo? Sei qui, a una festa così bella. L'unica cosa che devi fare è chiudere il becco, goderti l'ospitalità e farti i cazzacci tuoi. Quante volte devo dirtelo? Stai sempre lì a sentire tutte quelle cose, tutte quelle cose inventate da coglioni che parlano di altri coglioni. Ma che cosa c'entri tu? Così bello, la bocca, Dio, e anche gli occhi, sì, per non parlare delle mani, ti dico, avrei potuto uccidere, ho visto, ma quella troia aveva le gambe tutte attorcigliate attorno a lui, lo so, ho temuto che lo stritolasse a morte, pazzesco. Aveva la gonna tirata su fino alla gola, hai visto? Che faccia tosta! E un attimo dopo se lo stava trascinando su per le scale. Ho visto. Ma mentre la seguiva, sai cosa ha fatto lui? Cosa? Ha guardato me. Davvero? Te lo giuro. Oh, grazie. Mentre se lo trascinava via, lui si è voltato verso di me, ti giuro, e mi ha guardato... come un cerbiatto ferito. Oh, no. Non potrò mai dimenticarmelo finché vivo. Non dimenticherò mai quello sguardo. Che meraviglia. Avrei voluto tagliarle la gola, troia ninfomane. Sì, ma tu pensa alla faccenda. Pensa a tutto il lato meraviglioso di quella faccenda. Perché per te era amore. Ti eri innamorata. È così, non è vero? Ti sei innamorata. Sì, hai ragione. Mi sono innamorata. Sono innamorata. Non ho dormito tutta la notte. Sono innamorata. Quante volte succede una cosa del genere?
Questo è il punto. Quante volte succede davvero? Quante volte ti capita di provare sensazioni di quel tipo? Sì, hai ragione. È ciò che è successo. A me. Ed è per questo che soffri tanto. Perché quella lurida tettona... ha violentato l'uomo che ami. Sì, ha fatto proprio questo. Ha violentato il mio amore. Sì. Ma noi dobbiamo farlo funzionare. Cosa? Il paese. Fai venire giù il teatro con questa battuta fredda. Ma è proprio quello che ci vuole. Proprio quello che ci vuole, non credi? Sì, sì, ci vuole, ci vuole. Devo dire che ci vuole. Tutto questo casino deve finire prima o poi. Dici sul serio? Certo che dico sul serio. Ammiro la gente come te. Anch'io. Ci vuole un po' di questo. Ah, ci vuole un po' di questo. Come va stasera? Come un orologio. Senti, vorrei dirti una cosa. Noi vogliamo la pace. Vogliamo la pace e la otterremo. Giustissimo. Vogliamo la pace e la otterremo. Ma vogliamo che quella pace sia una pace d'acciaio. Senza crepe, senza correnti. Acciaio. Tesa come un tamburo. Questo è il tipo di pace che vogliamo e questa è la pace che otterremo. Una pace d'acciaio. Così. Sai? Ammiro molto la gente come te. Anch'io. Che carino a dirmelo. Ma è vero, hai una bellissima figura. Sul serio? Non trovi anche tu? Conosco questa signora da anni, vero? Da quanti anni è che ti conosco? Anni. E hai sempre lo stesso aspetto, non trovi? Sempre la stessa, non è vero? Davvero? Sempre, non è vero? Sì, non è vero? State scherzando. Io no, io non scherzo mai. Mi hai mai sentito scherzare? No. Se sono ancora in forma, forse deve essere perché mi sono iscritta a questo nuovo club. Lo conosci? Stavamo parlando proprio di questo, stavamo raccontandogli tutto. Oh, davvero? Sì, sul serio, poco fa. Beh, devo dire che pare delizioso. Lei è una socia? Ah, sì, credo mi abbia salvato la vita. Perché non si iscrive anche lei? Gioca a tennis? Ah, no, sono un golfista. Gioco a golf. Oh, e cos'altro fa? Non capisco cosa intende. Ma cos'altro fa? Nient'altro. Lui gioca a golf. È tutto quello che fa. Gioca a golf. Davvero? Nient'altro? Beh, ho una barca. Sì, vado a vela. Adoro le barche. Adoro veleggiare. Veleggiare? Ma l'hai sentita questa? Adoro cucinare sulle barche. L'unica cosa che non le piace fare sulla barca è quella di farsi scopare sulla barca. Quello non le piace proprio. Strano. Pensavo piacesse a tutti. C'è nessuno che sa cosa sia successo a mio fratello Jimmy? Io non so che cosa sia, forse è sorda. O forse la mia voce non è abbastanza chiara o abbastanza forte. Voi che ne dite, amici, eh? Forse ho qualche problema nell'addizione. Sono costretto a ricorrere a tutte queste possibilità. Perché pensavo di aver già detto che non avremmo più discusso su ciò che è successo a Jimmy. Che non è in discussione, che non è sull'ordine del giorno di nessuno. Ma forse la mia voce non è abbastanza chiara o forte. O forse ho qualche problema nell'articolazione, eh? Voi che ne dite? O forse è sorda? È sul mio ordine del giorno. Cosa? È sul mio ordine del giorno. No, no, no. Devi esserti sbagliata, tesoro. È quello che hai completamente sbagliato, tesoro. È che tu non possiedi un ordine del giorno. Tu non hai un ordine del giorno, hai capito? Anzi, è esattamente il contrario. Devo darle una bella ripassata questa sera quando torniamo a casa. Su questo non ci piove. È strano quanto sia alto il numero di uomini che non riesce a controllare le proprie mogli. E cosa? Sa, sono causa di molti malanni le mogli incontrollabili. Sì, so cosa vuol dire. Cosa mi stava dicendo? Sono andato a fare una passeggiata nei boschi l'altro giorno, sa? E non mi ero per niente reso conto di quanti scoiattoli ci fossero ancora in questo paese. Io trovo che siano delle creature così deliziose, così vivaci, davvero tenere. Io li adoravo da bambina. Ah, davvero? E i falchi? E adoravo anche i falchi e le aquile, ma soprattutto i falchi, i gheppi, il loro modo di volare. Di librarsi sopra la mia valle. Mi faceva piangere. Piango ancora. Un retrobusto sbaricato. Ah, ha conosciuto mia moglie? Molto lieto. Questa è Charlotte? Sì, ci
conosciamo già. Ah. Mi conoscete già? Sì, ci siamo già conosciuti. Mi ha dato una mano tempo fa. Ma davvero? Che emozione! Sì. È stata emozionante anche per te quella mano? Sì, ho ancora i brividi. Ma che bello! Questa festa è proprio splendida, vero? Sì, sì. La trovo davvero splendida, vero? Sì. La trovo così divertente e adoro il fatto che la gente sia così ben vestita. Voglio dire casual, ma bene, sai cosa voglio dire, no? È forse stupido da parte mia sentirmi fiera? Cioè, fiera di far parte di una società di gente così ben vestita. Oddio, eleganza, stile, grazia, gusto. Queste parole, questi concetti non contano più. Non sono la sola, vero, a pensarli così incredibilmente importanti. Ah, comunque io adoro tutto ciò che è in. Non potete immaginarvi quanto io sia felice. Tu ti eri sposata con qualcuno? Non mi ricordo chi fosse. È morto. Se è libero quest'estate, venga a trovarci sulla nostra isola. Prendiamo sempre un'isola per l'estate. Ma venga, davvero, non c'è quasi nessuno. Solo qualche isolano che si butterebbe nel fuoco per noi. Tutti così terribilmente civili, però tutto funziona, eh. Ho il mio generatore personale. Le tempeste sono davvero selvagge, vero tesoro? Se vi piacciono le tempeste, le libecciate vi fanno sentire sempre vivo, davvero vivo. Fanno battere il vecchio polso, ratatatat! Ah, Dio, come impazzano le tempeste, non è vero tesoro? Fanno battere il vecchio polso, ratatatat! Anche sono il piatto, sapete, fanno circolare il sangue, sì. A dire il vero, quando sono laggiù mi sento 10 anni più giovane. Potrei farmi chiunque, uomo, donna o bambino. Potrei farmi anche un animale selvaggio! Ma poi, quando la tempesta passa e cade la notte ed esce la luna, in tutta la sua gloria, rimane solo il ritmo del mare, quello delle onde. Cominci a capire cosa intendeva Dio per razza umana. Capisci cos'è il paradiso. Sei matta. Ma lo sai chi è quell'uomo? Sì, credo di sapere chi è. No, tu non sai chi è. Tu non sai qual è la sua posizione. Non lo immagini proprio, semplicemente non ne hai idea. Ha delle bellissime maniere. Sembra un uomo di un altro mondo. Un mondo attento, cortese. Mi manderà dei fiori domattina. Non ti manderà proprio un cazzo domattina. Non ti manderà proprio un cazzo. Povero tesoro. Sei arrabbiato? Ti ho deluso? Ti ho deluso? E io ti ho sempre cercato di essere una buona moglie. Una moglie così buona. Forse mi ucciderai quando tornerò a casa. Pensi che lo farai? Dimmi, cosa pensi? Pensi che mettere fine a me potrebbe voler dire la fine di tutto per tutti? Moriranno tutti con me? Sì, morirete tutti, te e tutto il tuo gruppo. Come farai a farlo? Dimmelo. Oh, è facile. Abbiamo una dozzina di opzioni. Potremmo strangolarvi ad uno ad un preciso segnale. Oppure potremmo ficcarvi il manico di una scopa in culo ad un altro preciso segnale. Oppure potremmo avvelenare il latte di tutte le madri del mondo, in modo che ogni bambino nasca morto, ancora prima di aver aperto la sua fottuta bocca perversa. Sarà divertente per me. Sarà divertente. Oh, lo adorerai. Non ti dirò quale metodo useremo, ma voglio che tu abbia la massima sollecitazione sessuale. Qualunque sia il metodo, voglio che te lo pregusti con la massima sollecitazione sessuale. Ma mi ami ancora? Certo che ti amo, sei la madre dei miei figli. Ah, a proposito, cos'è successo a Jimmy? Quanto tempo? Quanto tempo? Vero? Oh sì, un'eternità. Beh, sei bella come sempre. Anche tu? Io? Ma vabbè, io no. Ma sì che lo sei. Beh, per modo di dire.
Che vuol dire, per modo di dire? Vuol dire che sei bello, come sempre. Ma io non sono mai stato bello, in nessun senso. Beh, in effetti è vero, non lo sei mai stato in nessun senso, che sto dicendo delle grandi cazzate, così per modo di dire. Il tuo linguaggio invece è sempre stato deplorevole. Sì, davvero scioccante. Beh, ti stai divertendo? Oh sì, è la migliore festa a cui sono stata da anni. Oh, grazie. E mi hai detto che tuo marito è morto? Il mio che? Tuo marito. Ah sì, mio marito. È vero, sì, è morto. È stata una malattia lunga? Corta. Ah. Allora veloce? Sì, corta e veloce. Meglio così. Davvero? Penso di sì. Ah, capisco. E meglio per chi? Come? Hai detto meglio così. Meglio per chi? Per te? Sì. Sono contenta che tu non abbia detto per lui. Beh, avrei potuto dire per lui. Una morte veloce è senz'altro meglio di una morte lenta, è logico. No, non è così. Per quanto scommetto che la morte può essere lenta e veloce allo stesso tempo, scommetto che può essere entrambe le cose. A proposito, mio marito non era malato. Sei ancora bellissima. Credo che stia succedendo qualcosa lì in strada. Che cosa? Credo che stia accadendo qualcosa lì in strada. Ma lascia la strada a noi. Chi noi? Ma noi, sai. Noi. Dio. Il tuo sguardo. No, davvero, ma come fai? Sei ancora così bella. Qual è la tua dieta e qual è il tuo regime? A proposito, qual è il tuo regime? Come fai a mantenerti così asciutto, così in forma, così, non so? Conduco una vita pulita. Ah. Anche tu? Io cosa? No, Fred dice che si mantiene così bello e così in forma perché conduce una vita pulita. E tu? Io conduco una vita assolutamente pulita. Non mi rende bello, ma mi rende felice. E rende felice anche me. Tanto felice. Anche se non sono bello. Ma lo sei, lo è, lo sei, vero? Lo trovate? Quando ci siamo sposati, vivevamo in un appartamento di due stanze. Ero, sarò sincero, un viaggiatore. Un commesso viaggiatore. Un venditore. È vero, lo ero e non lo nego. E viaggiavo. Vero? Viaggiavo. Perché la mia ragazza qui aveva dato alla luce due gemelli. Incredibile, vero? Gemelli. Mi sono rotto la schiena a forza di lavoro, ma questa ragazza qui, questa ragazzina, si è occupata dei gemelli tutta da sola. Nessuna cameriera, nessun aiuto, niente. Niente? Niente. Lo ha fatto da sola, tutto da sola. E quando tornavo dai miei viaggi, trovavo l'appartamento immacolato, i gemelli lavati e che dormivano profondamente sotto le coperte. Mia moglie è tutta carina e la mia cena nel forno. Ed è per questo che siamo ancora insieme. Per questo siamo ancora insieme. I saw the light on the night that passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind.
che vale quello che costa. E oggi come oggi è davvero una cosa rara. È davvero una cosa rara in questi giorni riuscire a ottenere qualcosa al suo vero prezzo. Metti la mano in tasca, tiri fuori il denaro e sai esattamente quello che ottieni. E quello che ottieni è una qualità di servizio placcato oro, in ogni settore. Un servizio vero e proprio a tutti i livelli, non solo il buon servizio in sé, sai, la buona cucina, eccetera, eccetera, i tovaglioli, tutte quelle cose straordinarie, tutte di primissimo ordine, ma anche un servizio sofisticato. C'è atmosfera in questo club, una gestione creativa al servizio della clientela. Mi riferisco alla scelta dell'illuminazione, dei colori, del genere di musica che offre il club. Mi riferisco all'accoglienza e all'armonia dell'ambiente. Non si sente mai parlare ad alta voce, la gente non fa mai cose volgari, né sordide, né offensive, e se solo osa farle, noi le diamo un calcio nei coglioni e la sbattiamo giù per le scale senza pensarci due volte. Posso sottoscrivere tutto quello che hai appena detto? Vorrei sottoscrivere quello che è appena stato detto e vorrei aggiungere quanto segue. Io mi sono iscritta a molti club di tennis e di nuoto. Molti club di tennis e di nuoto. E in molti di questi ho conosciuto alcuni dei miei migliori amici. Ora sono tutti morti. Tutti gli amici che avevo o che avevo conosciuto. Morti! Tutti morti! Ognuno di loro. Nessuno escluso. Non ce n'è nemmeno uno vivo. Nessuno. Niente. A che cosa sono serviti i club di tennis e di nuoto? A che cosa sono serviti? A cosa? Ma i club sono morti anche loro. E giustamente. E cioè bisogna fare una distinzione. I miei amici sono andati lì dove dovevano andare e non rimpiango la dipartita. Tanto non erano amici. Non ne sopportavo la metà. Ma i club. I club sono morti, i club di nuoto e di tennis, sono morti perché erano fondati su idee che non avevano basi morali. Nessuna base morale. Ma il nostro club è un club che è basato, che è fondato su criteri morali, su una coscienza morale e una serie di valori morali che sono, devo dirlo, incrollabili, rigorosi, fondamentali ed inflessibili. Bravo. Sono molto felice che lei abbia detto tutto questo. Beh, anche voi, no? Gran classe! Così commovente! Fantastico! Hai incontro l'insegno, Così bene! Assolutamente di primissimo ordine! Esatto, di primissimo ordine. E andava proprio detto. E come sono felice che è stato detto proprio questa sera, a una festa così piacevole, con una compagnia così congeniale. Dico davvero, sì. E a proposito, voglio iscrivermi anche io a questo vostro meraviglioso club. È già iscritto. Da oggi, come membro onorario. Congratulazioni! Grazie, buoni. Ora, credo che qualche nostro amico, qualche nostro ospite abbia avuto qualche problemino col traffico questa sera nel venire qui. Beh, io mi scuso per questo, ma vi garantisco che questo problema in particolare, quelli inerenti, saranno risolti al più presto. Beh, detto fra noi, questa sera abbiamo fatto una specie di rastrellamento. Però tranquilli, questa operazione è giunta al termine, difatti i servizi normali saranno ristabiliti nel giro di pochissimo tempo. Ecco, questo è il nostro scopo principale. Servizi normali. Noi infatti insistiamo su questo punto, insisteremo su questo punto, stiamo insistendo ora. Tutto quello che chiediamo è che il servizio in questo paese scorra normalmente, che sia assicurato in maniera lecita. Ma certo. Che il cittadino comune abbia la possibilità
di muoversi tranquillamente, sia durante il suo lavoro, ma anche durante il suo tempo libero. Bene, signori, io vi ringrazio infinitamente per essere venuti qui questa sera. È stato veramente bello vedervi. Straordinario! Straordinario! Grazie a voi, straordinario! Guai, è un piacere. Grazie a voi, grazie. A volte odo delle cose, poi più niente. Avevo un nome. Era Jimmy. La gente mi chiamava Jimmy. Era il mio nome. A volte odo delle cose e poi più niente. Quando tutto è silenzio, sento il mio cuore. Quando quei terribili rumori giungono, io non sento più niente. Non sento, non respiro, sono cieco. Poi tutto tace. Sento il battito di un cuore. Magari non è il mio cuore. Magari è il cuore di qualcun altro. Cosa sono io? A volte sbatto una porta, sento delle voci e poi più niente. Tutto si ferma. Si ferma tutto. Tutto si chiude. Si chiude completamente, si chiude tutto, si chiude completamente, non vedo niente, mai più niente. Siedo e succhio il buio. È quello che ho. Ho il buio in bocca. E lo succhio. È tutto quello che ho. È mio. Mi appartiene. Lo succhio. Thank you.
Corbo.